Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con un nuovo inizio, solo che si sente la mancanza di qualcosa. Tutto comincerà da stasera quando dovrò scrivere la poesia. Anche a questo giro dovremmo decidere a chi dare più attenzione. Vorrei dare più attenzione ovviamente a Natsuki, per ovvie ragioni, ma a questo giro non ho intenzione di cercare quella perfetta, cercherò invece di giocarla nel modo in cui dovrebbe essere fatto. Anime, parco giochi, kawaii, però se troviamo una parola specifica, caramella, lecca lecca, latte, zucchero, cannella e ogni cosa bella, marshmallow, micio, canticchiare, tulipano, una l'abbiamo sbagliato, boop, cucciolo, trottola, glitter, galà, calzini, lucciole, infanzia e amicizia. Ciao Sayori. Questo è stato inaspettato. Non sono sicuro perché abbiamo completato la poesia o perché semplicemente abbiamo scelto la parola amicizia. In ogni caso. Ciao di nuovo, Jaco. Noto con piacere che non ti abbiamo fatto scappare. No, non preoccuparti, è tutto un po' strano per me. Certo, ma se non altro sono di parola. Bene, sono di nuovo al club letterario. Sono arrivato per l'ultimo, perciò le altre sono già in attività. Eccola, iniziamo già. Nonostante io sappia cosa sta per succedere, comunque qualcosa ti fa strano. È un po' più alto il tono della canzone o sbaglio? Grazie per aver mantenuto la promessa, Jaco. Spero non sia un impegno eccessivo per te costringerti a tuffarti nella letteratura quando non sei abituato. Oh, e dai, non merita mica tutta questa comprensione. Già Monica ha praticamente dovuto trascinarlo qui. Non so se vuoi venire qui soltanto per chiacchierare, ma se non ci prendi sul serio, non la passerai liscia. Yes, finalmente ho scoperto che questa cosa è una cosa normale. La prima volta che ho visto questa scena. Aspetta un secondo. Io ho sempre pensato che il fatto che l'aula nel gioco sul computer si zoomasse piano piano, sì, andasse in obliquo, fosse un errore della versione PC, invece è una cosa fatta apposta, oltre al fatto che Monica è finita sul testo. Tra l'altro, loro due si stanno ingrandendo, lei è piccina. Allora, credo sia Natsuki, piuttosto sfacciata per una che tiene la collezione di manga qui nel club. Ma... Natsuki resta come inceppata fra le parole Monica e manga. I manga sono letteratura! Sconfitta in pochi istanti, Natsuki crolla sulla sua sedia. Scusami, Jaco, ci preoccuperemo anzitutto di farti sentire a tuo agio, ok? Ho visto gli occhi muoversi o sbaglio? Yuri scocca un'occhiata delusa a Natsuki. Cretina, stai giù! Ah, forse ecco perché si sono mossi gli occhi, perché ha guardato Natsuki. Comunque, ora che sei nel club, ti potrebbe interessare un libro da leggere? Beh, non posso certo dire di no. Come detto, ora sono nel club, quindi se me lo chiedi mi sembra più che giusto farlo. Aspetta, mi sono espressa male. Se non hai voglia, fai pure finta che non l'abbia detto nulla. Ah, no, non è quello che intendevo, Yuri. Voglio partecipare al club, quindi anche se non sono un lettore assiduo, mi fa piacere trovare un libro da leggere se tu vuoi. Sei sicuro? Ho solo pensato che, beh, essendo vicepresidentessa, dovevo aiutarti a cominciare da qualcosa che potesse aiutarti. Yuri mette una mano nella cartella e ne estrae un libro. Non volevo che ti sentissi deluso, quindi ho scelto un libro che ho pensato potesse piacerti. Sì, ma quanto zoomata. Fra un po' avremo la vista delle sue tette qua negli occhi. È una lettura breve, quindi dovrebbe mantenere alta la tua attenzione, anche se non sei solito leggere. E poi potremmo, sai, discuterne insieme se vuoi. Ma è... come fa a essere così adorabile? Ha addirittura scelto un libro che secondo lei potrebbe piacermi, anche se non leggo molto. Grazie, Yuri, lo leggerò sicuramente. Prendo il libro con entusiasmo. Ah, beh, puoi leggerlo tranquillamente al tuo ritmo. Non vedo l'ora di sapere cosa ne pensi. Ora che ci siamo tutti, mi aspetto che Monica annunci l'inizio delle attività in programma per il club. E invece no. Yuri ha già affondato il naso nel libro. Mi salta agli occhi la sua espressione intensa, come se non aspettasse altro. Nel mentre Natsuki sta trafficando nel ripostiglio. E noi la seguiremo. Ah! Sento un sospiro esasperato di Natsuki nel ripostiglio. Sembra infastidita da qualcosa. Mi avvicino, forse ha bisogno di una mano. Cerchi qualcosa lì dentro. Fanculo, Monica!
Non rimetto mai a posto le mie cose. A che serve tenere una collezione bene in ordine se poi passano gli altri a scombinarla? Natsuki fa scorrere una pila di libri cofanetti sullo scaffale. Tra l'altro, aspetta un secondo, non hanno messo la linea di dialogo in cui c'era scritto fanculo Monica, ovviamente. Però nel gioco del computer io mi ricordo che c'era il testo originale. O forse succedeva solo quando apparivano le lettere a caso. Manga. Tu leggi manga, vero? Ah, ogni tanto. I manga sono una di quelle passioni che non puoi ammettere finché non capisci cosa ne pensa l'altro. Come facevi a saperlo? Ho sentito che ne parlavi un giorno. E poi ce l'hai un po' scritto in faccia. Come sarebbe a dire? Capisco. C'è un volumetto di manga che spunta solitario fra una pila di libri sul lato di uno scaffale. Incuriosito, lo tiro fuori dalla pila. Ecco davvero! Natsuki me lo strappa di mano. Poi si volta verso il cofanetto di manga e infila il volumetto in mezzo agli altri. Ah, molto meglio. Un cofanetto senza un numero è lo spettacolo più irritante del mondo. Conosco quella sensazione. Guardo più da vicino il cofanetto. Parfa Girl. È una serie di cui non ho mai sentito parlare. Perciò o non faccio parte del suo target di pubblico o fa davvero pietà. Se vuoi giudicare, fallo fuori da quella porta. Indica la porta dell'aula. Ehi, non stavo giudicando, non ho nemmeno detto niente. Si sentiva dal tono della voce. Ma ti dirò una cosa, Jaco. Non giudicare un libro. Io mi ricordo che c'era scritto non giudicare un libro dalla copertina. Però era la traduzione amatoriale quella. Anzi, Natsuki estrae dal cofanetto il primo volume di Parfa Girl. Ora ti mostro il perché. Mi ficca il volumetto in mano. Ah, fisso la copertina. Ci sono quattro ragazze con vestiti colorati in pose femminili da cartone animato. È fastidiosamente grazioso. Non startene lì imbambolato. Ma che... Natsuki mi afferra per un braccio e mi trascina fuori dal ripostiglio. Poi si siede contro il muro sotto una finestra. Batte una mano in terra accanto a lei per farmi segno di sedermi lì. Vieni qui. Due sedie non sarebbero più comode. Mi siedo. Le sedie non vanno bene. Non potremmo leggere insieme. Eh? Perché? Credo che sia più facile stare vicini così. Non dire così, lo fai sembrare una cosa strana. Natsuki incrocia le braccia e si allontana appena un po'. Scusa, neanche io mi aspettavo di sedermi così vicino a lei. Non che sia così brutto però. Apro il fumetto. Pochi secondi dopo Natsuki si avvicina di nuovo, sperando che io non mi accorga che ha recuperato terreno. La sento che sbircia da sopra la mia spalla, molto più ansiosa di me di iniziare a leggere. Wow, è da un sacco che non leggo la prima parte. Tu non torni mai indietro a sfogliare i vecchi numeri? Non proprio. Forse qualche volta, quando ha finito una serie. Ehi, ma sei attento almeno? Sì, ma non è ancora successo niente, quindi posso parlare mentre leggo. Parla di un gruppo di amichette al liceo. Il solito spaccato di vita. Non mi piacciono più come una volta. È raro che la scrittura sia abbastanza interessante da compensare l'assenza di trama. Sei sicura che non ti stai annoiando? No. Anche se mi stai solo guardando leggere. Beh, a me sta bene. Se lo dici tu, immagino sia divertente condividere con gli altri qualcosa che ti piace. Io mi emoziono sempre quando convinco un amico a seguire una serie che mi piace. Capisci cosa intendo? No? Non è... Beh, davvero non saprei. Che vuoi dire? Non condividi manga con gli amici? Potresti non farmelo pesare. E dai. Ah, scusa. I miei amici non le lo leggerebbero mai. Per loro i manga sono roba da bambini. Appena ne parlo dicono cose come: eh? Ma leggi ancora quella roba lì? Mi viene voglia di prenderli a pugni in faccia. Là, conosco quel genere di persone. Davvero, già è difficile trovare amici che non ti giudicano. Figurati amici appassionati. Io sono abbastanza nerd, perciò mi sono ritrovato con amici dai miei stessi gusti. Ma per una come te deve essere più difficile. Eh? Sì, direi che hai ragione. Aspetta, in quale parte? Mi sento come se non potessi nemmeno tenerli in camera mia. Mio padre me le darebbe di brutto se li scoprisse. Eccola in retroscena. Almeno qui nell'aula del club sono al sicuro. Tranne quando Monica fa la carogna. Uffa, non me ne va mai bene una, eh? Beh, alla fine è servito, no? Cioè, ora sono qui a leggerli. Non che questo risolva i miei problemi. Forse. Ma almeno ti stai divertendo, no? Allora? Uffa, basta così. Allora, continui a leggere o no? Ok, ok. Volto la pagina. Che succede? Perché è tutto nero? Il tempo passa. Natsuki è stranamente silenziosa. Le getto uno sguardo. Oh, si è addormentata. Piccolina lei. Chissà qual è la causa. Sembra che si stia addormentando. Ehi, Natsuki? Sì? Che caruccia. All'improvviso Natsuki mi cade addosso. Ehi. Non ci credo. Natsuki, va tutto bene?
Aspetta. Monica mette una mano nella cartella e ne estrae una specie di barretta proteica. La lancia verso Natsuki. Lo sguardo di Natsuki torna improvvisamente vivace. Afferra la barretta sul pavimento e la scarta subito. Ti avevo detto di non... La infila in bocca senza nemmeno finire la frase. Non preoccuparti, Jeko, sta bene. Le succede di tanto in tanto. Per questo porto sempre uno snack per lei. Comunque, che ne dite di condividere le poesie? Oh, quanto è premurosa lei. Vediamo come sta Natsuki, però. Ieri ho detto a Natsuki che ero interessato alle sue poesie. Forse è giusto che condivida la mia con lei per prima. Esattamente. Ah. Eh? Ok, cominciamo con le cose che non mi piacciono. Anzitutto. Tra l'altro il tasto salto è sempre presente perché abbiamo già fatto questa parte. Natsuki, rilegge la mia poesia. Non importa, non ho voglia di darti la mia opinione. E allora perché condividiamo? Ho scritto questa poesia quando avrei potuto fare tutt'altro. Anzi, ricordi che ho detto che volevo leggere le tue poesie? È quello che avevo in mente mentre scrivevo questa. Voglio farti sentire abbastanza a tuo agio da condividere la tua, come ha detto Monica. Ah. Beh, sarei più a mio agio a condividere la mia poesia se la tua fosse davvero brutta. Dovevi mostrarmi una poesia stupida, così da farmi dire: ah, beh, non è granché, ora ti mostro io cos'è la vera letteratura. E invece hai rovinato tutto. Spero che tu sia soddisfatto. Quindi, in altre parole, stai dicendo che ti è piaciuta? La risposta piccata di Natsuki le si blocca in gola. Ah, sei così. Tu non capisci proprio niente di niente, vero? Te l'ho detto, ora basta, non devi per forza strombazzarlo come se fossi tutto speciale. Sono abbastanza sicuro che tu non l'abbia mai detto. Lo dico quasi a me stesso. Natsuki proprio non mi sopporta. Ancora non capisco se è un bene o un male che abbia apprezzato la mia poesia. Comunque, devi ancora mostrarmi la tua, giusto? Ah, e va bene. Solo perché altrimenti Monica mi costringe. L'aquila sul mare. L'abbiamo già letta. Sì, te l'ho detto che non ti sarebbe piaciuta. Mi piace. Cosa? Di la verità. La sto dicendo. Perché eri così convinta che non mi sarebbe piaciuta? Beh, perché no? Tutti al liceo pensano che scrivere si deve essere tutti sofisticati. Perciò nessuno prende sul serio quello che scrivo. Ma le poesie non sono proprio fatte per potersi esprimere. Il tuo stile di scrittura non toglie valore a quello che vuoi comunicare. Sì, proprio così. Mi piace la roba facile da leggere, ma che ti schianta. Come in questa poesia, vedere tutti gli altri che fanno grandi cose può essere davvero scoraggiante. Perciò ho deciso di scriverne. Sì, ti capisco. Ma l'altra cosa bella del scrivere semplice che quello che fai con le parole pesa di più. Come quelle rime un po' irregolari che ti spiazzano, aiutano a tirare fuori il sentimento nell'ultimo verso. È proprio così. Ci ho lavorato più a fondo di quanto pensassi. È così che fa una professionista. Sono felice che tu abbia imparato qualcosa. Te lo aspettavi dalla più giovane del club, vero? Già, direi proprio di no. Con quell'ultimo commento decido di assecondarla. Non mi importa dell'età di nessuno, ma se Natsuki si sente fiera, non sta mai a rovinarle la festa. Direi di andare da Monica. Ciao Jeko, ti stai divertendo finora? Ah, sì. Bene, mi fa piacere sentirlo. A proposito, visto che sei nuovo, se avessi qualche suggerimento per il club, come nuove attività o cose da migliorare, sono sempre disposta ad ascoltare. Non aver paura di parlarne, ok? Va bene, lo terrò a mente. Ovviamente avrò paura di parlarne. Sarà molto meglio seguire la corrente finché non sarò più integrato nel gruppo. Comunque, vuoi condividere la tua poesia con me? È un po' imbarazzante, ma direi che mi tocca. Non preoccuparti, Jeko. Oggi siamo tutti un po' impacciati, ma è un ostacolo che presto impareremo tutti a superare. Sì, hai ragione. Porgo la mia poesia a Monica. Mi piace, Jeko. Davvero? Non me l'aspettavo così graziosa. Wow. No, mi sembra quasi lo stile di Natsuki. Anche lei è brava a scrivere, perciò consideralo un complimento. Se lo dici tu. Sì, se ti interessa Natsuki, porta sempre con te una merendina. Ti seguirà come un cagnolino. Il padre di Natsuki non le dà i soldi per il pranzo e non le lascia il cibo in casa. Per questo lei è così spesso di malumore. Che poverina. Ma a volte perde le forze ed è come se si spegnesse. Come è successo prima. Prendila come un'ipotesi, ma penso che sia così piccola perché la malnutrizione ritarda la crescita adolescenziale. Ma dopo tutto ci sono ragazze a cui piacciono le ragazze minute. Confermo. Scusa, volevo solo guardare il lato positivo. Comunque, vuoi leggere la mia poesia adesso? Non preoccuparti, non sono granché. Sembri piuttosto sicura di te per una che dice di non essere granché. Beh, è perché mi piace proiettare sicurezza. Non significa che mi senta sempre così. Ok, bene, leggiamola allora. Buco nel muro. Questo in teoria è il seguito dell'altra, no?
Ma lui non guardava me. Confusa, mi guardo nervosamente attorno. Ma i miei occhi bruciati non riescono più a vedere il colore. Ci sono altre persone in questa stanza? Parlano? O sono solo poesie su fogli di carta piatta? E il suono frenetico scribacchiare inganna le mie orecchie. La stanza inizia ad accartocciarsi. Si chiude su di me. L'aria che respiro si dissipa prima di raggiungere i miei polmoni. Panico. Deve esserci una via d'uscita. È qui. Lui è qui. Inghiotto le mie paure, brandisco la mia penna. Allora, cosa ne pensi? È molto avverso libero, credo si chiami così. Scusa, non sono proprio la persona giusta a cui chiedere. Non c'è problema. Sì, quello stile è piuttosto popolare al giorno d'oggi. Cioè, molte poesie sono molto attente al ritmo di parole e versi. Lette ad alta voce possono essere davvero potenti. Questa cosa è ispirata? Ah, beh, non saprei bene come dirlo. Diciamo che di recente ho avuto una sorta di rivelazione. Sta influenzando le mie poesie. Una rivelazione? Sì, qualcosa così. Sono un po' nervosa a parlare di cose così profonde perché rischio di essere troppo diretta. Forse dopo che ci conosceremo meglio. Comunque, ecco il consiglio di scrittura del giorno di Monica. A volte quando scrivi una poesia o un racconto ti fissi troppo su un punto specifico. Se ti sforzi troppo di rendere le cose perfette, non farai mai progressi. Sforzati solo di buttare giù qualcosa sul foglio. Lo metterai a posto più tardi. Per dirlo in altre parole, se tieni la penna troppo a lungo nello stesso punto, avrai solo una chiazza nera d'inchiostro. Muovi quella mano e segui la corrente. E questo era il consiglio per oggi. Grazie per avermi ascoltata. Grazie a te di aver condiviso il tuo sapere. E infine è rimasta solo Yuri. Yuri fissa la poesia. Passa un minuto, più che sufficiente per leggerla tutta. Oh, scusa, ho dimenticato di iniziare a parlare. Non fa niente, non sforzarti. Non è quello. Devo solo trovare le parole. Aspetta. Ok. È la prima volta che scrivi una poesia, vero? Sì. Come mai questa domanda? Solo per accertarmi. Dopo averla letta mi è sembrato che fosse così. Ah, quindi è così brutta? No! Ho alzato la voce. Mi dispiace tanto. Yuri nasconde il viso fra le mani. Non posso fare a meno di notare che sono passati diversi minuti e non stiamo andando da nessuna parte. Forse Yuri ha bisogno di tempo per abituarsi a persone nuove. È tutto a posto, non me ne sono neanche accorto. Cosa stavi dicendo? Giusto. Diciamo che si notano alcuni tratti tipici degli scrittori alle prime armi. Ci sono passata anch'io, perciò ho imparato a riconoscerli. Il segno distintivo dei nuovi scrittori è come cercano di imporre un certo stile. In altre parole, tendono a scegliere lo stile di scrittura prima dell'argomento e poi li cuciono assieme. E questo finisce per indebolire sia lo stile che l'espressività. Una volta che Yuri trova il filo del pensiero, cambia completamente il modo di porsi. I suoi tentennamenti scompaiono e parla con sicurezza da esperta. Ovviamente non è una cosa di cui farti colpa. Anche una semplice poesia richiede svariate tecniche e competenze. La parte forse più complessa non è scoprirle e affinarle, ma riuscirle a integrarle insieme. Forse ci vorrà tempo, ma ci riuscirai con la pratica, imparando dall'esempio e provando cose nuove. Inoltre, spero che le altre del club contribuiscano con una critica costruttiva, anche se Natsuki tende a essere un po' prevenuta. Prevenuta? In che senso? No, niente. Non è giusto parlare degli altri così. Scusa. Non è grave. Non so bene se Yuri stia chiedendo scusa a se stessa, a me o a Natsuki. Ti spiace se leggo la tua poesia ora? Fai pure. Vorrei spiegarti cosa pensavo mentre la scrivevo. Yuri fa un sorriso sognante, come se per lei fosse un'occasione rara. Il che è bizzarro. Non dovrebbe essere un club letterario dopo tutto? Questa l'abbiamo già letta. Perdona la pessima grafia. Cosa? Non lo stavo affatto pensando. Ma ci hai messo molto tempo a leggere. Ah, beh, non leggo spesso in corsivo tutto qui. In realtà penso che la tua scrittura sia carina. È un sollievo. E poi la poesia mi è piaciuta. Anche se è breve, è davvero descrittiva. Non era troppo breve. Di solito scrivo poesie più lunghe. Niente affatto. Sono davvero felice che ti piaccia. Sarò sincera. Dato che è la prima volta che condividiamo, volevo scrivere qualcosa di più leggero. Un testo più facile da digerire, diciamo. Ti interessano i fantasmi, Yuri? In realtà la storia non parla affatto di fantasmi, Geko. Davvero? Allora non ci ho proprio capito nulla. Beh, dopo tutto gli ho dato solo una scorsa. Ma ricorda che spesso i poeti esprimono i loro pensieri, sentimenti ed esperienze nelle loro opere. Fanno di più che raccontare una storia e descrivere un'immagine. In questo caso forse il soggetto della poesia è un fantasma solo simbolicamente. Indugia nell'ultimo luogo in cui è ancora a suo agio, incapace di lasciarsi alle spalle il passato. E presto resterà senza niente. Detto così è molto più solenne.
Non ci avevo nemmeno pensato. È notevole. Non è niente, davvero. Beh, sono felice che tu la pensi così. Ma non temere, presto ci farai la mano anche tu. Sì, forse hai ragione. Dovrò continuare a provare. Conto su di te. Ah, direi che ci siamo tutti. Getto uno sguardo nell'aula. È stato leggermente più ansiogeno di quanto mi aspettassi. È come se tutte mi stessero giudicando per le mie mediocri capacità di scrittura. Anche se sono gentili... La melodia è cambiata. Anche se sono gentili, le mie poesie non saranno mai all'altezza delle loro. Dopotutto questo è un club letterario, sospiro. Ma me la sono cercata. Nella parte opposta dell'aula, Monica scrive qualcosa sul suo quaderno. Il mio sguardo si posa su Yuri e Natsuki. Con cautela si scambiano alcuni fogli di carta con le rispettive poesie. Osservo le loro espressioni cambiare mentre leggono. Natsuki aggrotta le sopracciglia frustrata. Yuri invece sorride tristemente. Ma che linguaggio usa? Eh? Scusa, hai detto qualcosa? Ah, niente. Natsuki rimette la poesia sul banco con una mano, l'aria sprezzante. È sicuramente ricercata. Ah, grazie. La tua è graziosa. Graziosa? Per caso ti è completamente sfuggita la simbologia? Parla chiaramente del desiderio di arrendersi. Ti sembra grazioso? Lo so, intendevo solo... Il linguaggio che hai usato, volevo dire qualcosa di gentile. Ti riesce tanto difficile? Grazie tante, ma a me non è sembrato per niente gentile. Beh, un paio di consigli ce li avrei. Se avessi voluto dei consigli, le avrei chieste qualcuno a cui è piaciuta per davvero. E ti informo che è successo. A Monica è piaciuta, e anche a Geko. In base a questo darò volentieri io dei consigli a te, anzitutto. Chiedo scusa, apprezzo l'offerta, ma ho impegnato molto tempo a costruire il mio stile di scrittura. Non mi aspetto di cambiarlo a breve, a meno che non trovi qualcosa che mi ispiri particolarmente. E non è ancora successo. E poi, sai, a Geko è piaciuta anche la mia poesia. Mi ha addirittura detto di esserne rimasto colpito. All'improvviso Natsuki si alza. Oh, non sapevo che ci tenessi tanto a fare colpo sul nostro nuovo membro, Yuri. Eh? Non era questo che... Sei solo... Yuri si alza a sua volta. Probabilmente sei solo gelosa che Geko apprezzi i miei consigli più dei tuoi. Ah, e come sai che non hai apprezzato di più i miei? Sei davvero così piena di te? Io... No, se fossi stata piena di me, mi sarei fatta in quattro per rendere lezioso tutto quello che faccio. Ah, beh, la sai una cosa, non sono io quella che ho spuntato una misura di reggiseno in più appena è arrivato Geko. Natsuki! Ah, Natsuki, stai un po'... Tu restane fuori! Sfogare le tue insicurezze sugli altri. Oh, cacchio, aspetta! Sta andando tutto più veloce! Quanto veloce sta andando tutto ciò! Il tuo comportamento è proprio in linea con il tuo aspetto infantile, Natsuki. Il mio? Senti chi parla, stronzetta d'archettona! D'archettona? Scusa tanto se il mio modo di vivere è incomprensibile per l'età mentale che ti ritrovi. Ecco, visto, quello che hai appena detto mi dà ragione. La maggior parte della gente impara a darsi una regolata dopo le medie, sai? Se vuoi dimostrare qualcosa, piantala di infastidire tutti con il tuo atteggiamento. Credi di poter controbilanciare la tua personalità tossica vestendoti e comportandoti in modo grazioso. L'unica cosa graziosa di te è quanto sei smorfiosa. Ah, oh, attento, potresti farti del male da sole con questi tuoi commenti taglienti, Yuri. Oh, scusa, lo fai già, vero? Mi hai appena accusata di tagliarmi. Ma che cazzo hai che non va nel cervello? Dai, continua così. Fa sentire a Geko cosa pensi veramente. Sono sicura che dopo tutto questo perderà la testa per te. Ah. All'improvviso Yuri si gira verso di me, come se si fosse appena accorta della mia presenza. Quanta distorsione in tutto ciò. Geko vuole solo mettermi in cattiva luce. Non è vero, ha cominciato lei. Non lo so. Scegliamo Natsuki. Te lo ripeto, scelgo Natsuki. Te l'ho detto, scelgo Natsuki. Affanculo, Natsuki. Piccolina lei. Quanto vicine, andate via da me. Te l'ho già detto, scelgo Natsuki. Allontanatevi da me, streghe. Maledette. Qualcuno mi aiuti. Ecco, grazie di essere venuta. Ehi, Geko, che ne dici di uscire fuori un momento? Ok? Scusami per quello che è successo. Non avrebbero dovuto tentare di coinvolgerti nella loro lite. Sarà meglio che ne restiamo fuori. Torneremo in classe quando avranno finito di urlarsi addosso.
Bella presidentessa sono, eh? Non riesco nemmeno ad affrontare come si deve i membri del mio stesso club. A volte vorrei essere un pochino più risoluta, ma non mi riesce mai di farmi valere con gli altri. Mi capisci, vero? Comunque, se ora vorrei trascorrere meno tempo con le altre, ti posso capire. Sarò contenta di farti compagnia al loro posto. All'improvviso Natsuki corre fuori dall'aula. Oh, piccolina. Poi scappa via. Oddio, beh, a quanto pare hanno finito. Non dicevo sul serio. Oh, attenzione! Cosa c'è là in fondo? Non dicevo sul serio. Seduta sul banco, Yuri si dondola avanti e indietro, premendosi i palmi delle mani sulla fronte. Yuri? Non volevo. Ti credo. Non ho idea di cosa abbia detto Yuri a Natsuki. Ho fatto. Geko, non odiarmi, ti prego. Per favore, non sono così. Oggi ho qualcosa che non va. Non fa niente, Yuri. Sappiamo che non l'hai fatto apposta. E comunque, sono sicura che domani Natsuki avrà dimenticato tutto, completamente. Comunque sia, la riunione è finita, quindi se vuoi puoi andare a casa. Yuri mi guarda come se volesse dirmi qualcosa, ma continua a gettare occhiate a Monica. Vai prima tu, Monica. Io vorrei restare ancora un po'. Come presidentessa dovrei essere l'ultima ad andare. Aspetterò che tu abbia finito. Beh, io sono la vicepresidentessa, quindi lascia che sia io ad assumermi questa responsabilità. Credo che tu non mi voglia qui per qualche motivo, Yuri. Non è per quello. È solo che non ho avuto modo di discutere del mio libro con Geko. Sarebbe imbarazzante se tu ci ascoltassi. Non credo di avere molta scelta, dico bene? Mi dispiace per i fastidi che ho creato. Quella, buongiorno! Ma apprezzo molto la tua comprensione. E fine. Anche oggi è una nuova giornata, eh? Vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa. Oh, Sayori, cosa faresti tu ora? Vediamo un po'. Nuova poesia, niente nuove immagini, niente nuovi bozzetti e basta. Sta iniziando davvero il casino là dentro. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima poesia. Ciao a tutti!